Dal programma Mezzogiorno in Famiglia di oggi, oroscopo settimanale Paolo Fox dall'8 aprile 2019, classifica della settimana in diretta per ogni segno zodiacale. Aggiorna questa pagina dalle ore 12:20 per conoscere la classifica ufficiale dell'oroscopo settimanale di Paolo Fox. Ecco i consigli per tutti i segni e le indicazioni per la settimana prossima. Aprile per l'Ariete è un mese molto interessante per i sentimenti e per il lavoro, sono in arrivo delle novità. C'è una buona condizione astrologica per il Toro, l'ottimo aspetto di Saturno indica che dal punto di vista lavorativo possono arrivare buone soluzioni. Venere è in aspetto particolare ai Gemelli, che stanno avendo un po' di problemi, più o meno gravi, che creano imbarazzo. L'oroscopo settimanale segnala che con Mercurio e Venere in buon aspetto, Cancro può contare su una grande forza ed una buona capacità di azione. I nati del Leone, quando vogliono realizzare qualcosa di importante, non hanno paura di mettersi in gioco. Vergine risente di fastidi, questioni legali o contrattempi che deve cercare di sbrigare e di mettere in ordine quanto prima. Stanno per arrivare delle promozioni per la Bilancia, ora sta per arrivare l'occasione per svoltare. Per l'oroscopo della settimana, per lo Scorpione questo è il momento giusto per proporsi e per avanzare delle richieste. Sagittario può risentire di tensioni molto forti, e possono esserci delle discussioni nella coppia o nel lavoro che porteranno un po' di insofferenza. Questa settimana sarà interessante per il Capricorno, anche se non è facile superare ostacoli che non dipendono in maniera diretta dai nati sotto questo segno zodiacale. Nel lavoro per l'Acquario è necessario tagliare ciò che non vale più la pena portare avanti. Secondo Paolo Fox, i Pesci se sono ancora single e non hanno trovato l'amore, è perché stanno pensando ad una persona del passato. Oroscopo settimanale Paolo Fox dall'8 aprile 2019, classifica con i segni primi della settimana. Cancro un grado, c'è un buon recupero per i nati del segno. Con Mercurio e Venere in buon aspetto, puoi contare su una grande forza ed una buona capacità di azione che riguarda però soprattutto l'ambito professionale e lavorativo. Non è facile starvi dietro anche perché siete molto misteriosi, lunatici ed ambigui. Delle volte fai fatica a capire tu stesso cosa desideri veramente. Ci sono stati però dei cambiamenti, ora vi sentite più liberi di agire. L'oroscopo settimanale vi consiglia nei prossimi giorni di impegnarvi per perseguire un obiettivo importante. Ci sarà una chiamata o una conferma. Scorpione 2 gradi. Questo è il momento giusto per proporsi e per avanzare delle richieste. Ora non avete più scuse, questo è il momento per ottenere ciò che vi spetta e di mettermi in gioco laddove è necessario conseguire buoni risultati. Se non state conseguendo buoni risultati, è perché non credete nelle proposte e nelle opportunità che vi sta regalando il destino. Non insistete in amore con il passato. Ariete 3 gradi, in questo momento siete particolarmente forti e vitale. Aprile è un mese molto interessante per i sentimenti e per il lavoro. Dal 17 aprile arriveranno delle novità.
Un progetto che durerà 2 o 3 mesi. Per l'oroscopo settimanale Saturno dissonante però indica che alcune questioni sono a breve termine e non ci sarà una continuità. In ogni caso Giove in buon aspetto indica che c'è una buona condizione per recuperare. Le soluzioni arriveranno. Basta solo saperle gestire e non lasciarsele scappare. Toro 4 gradi. Per l'oroscopo settimanale c'è una buona condizione astrologica, l'ottimo aspetto di Saturno indica che dal punto di vista lavorativo possono arrivare buone soluzioni. Anche in amore c'è un buon recupero. Avete le idee chiare, ora siete convinti di ciò che desiderate ed è più facile mettere in pratica i vostri desideri. Rispetto alle ultime settimane, c'è stata una importante evoluzione ed ora siete pronti per fare una scelta. Classifica di Paolo Fox per i segni stabili in settimana, dal 5 gradi posto. Capricorno 5 gradi, oroscopo della settimana prossima positivo, Mercurio e Venere sono in transito favorevole. Questa settimana sarà interessante anche se non è facile superare ostacoli che non dipendono in maniera diretta da voi. Questo è l'anno in cui Saturno transita nel vostro segno zodiacale. È un anno impegnativo e che vi spingerà a fare delle scelte drastiche. Se c'è una storia che vale, molti potrebbero scegliere di sposarsi. Se invece non siete convinti da tempo, allora non è escluso che decidiate di prendere una scelta drastica. Acquario 6 gradi, sono giornate abbastanza tese e polemiche. In questi giorni potresti perdere la calma facilmente. Si discute anche per questioni banali, che però non devono essere sottovalutate. Nel lavoro è necessario tagliare ciò che non vale più la pena portare avanti. In generale comunque i prossimi mesi saranno piuttosto tesi ed impegnativi, occorre quindi impegnarsi. I nati del segno vogliono sempre distinguersi dalla massa e si complicano la vita, anche inutilmente. Ci sono alcune questioni economiche e legali che devono essere sbloccate e pertanto conviene muoversi per tempo. Pesci 7 gradi, l'oroscopo settimanale segnala Mercurio e Venere sono in transito nel segno. Ma in realtà in questo periodo i nati sotto il segno dei pesci sono favoriti anche dalle condizioni vantaggiose che si sono impegnati a realizzare. Adesso è arrivato il momento di liberarsi di tensioni che vi hanno rallentato negli ultimi mesi. Secondo Paolo Fox, se siete ancora single e non avete trovato l'amore, è perché state pensando ad una persona del passato. Avete un atteggiamento spesso malinconico ma non sottovalutate la vostra forza. Possono arrivare buone conferme. Leone 8 gradi, come per gli altri segni di fuoco, sarà soprattutto dal 17 aprile che ci sarà un grande recupero. I nati sotto il segno del leone delle volte hanno un atteggiamento un po' polemico. Quando vogliono realizzare qualcosa di importante, non hanno paura di mettersi in gioco. Siete se un segno coraggioso, non avete paura di affrontare gli altri a viso scoperto pur di realizzare i vostri obiettivi e le vostre ambizioni.
Ultimi segni dell'oroscopo settimanale Paolo Fox dall'8 aprile 2019. Punto Vergine 9 gradi. Possono esserci delle divergenze, delle complicazioni che non ti consentono di realizzare ciò che desideri serenamente. Risenti di fastidi, questioni legali o contrattempi che devi cercare di sbrigare e di mettere in ordine quanto prima. Per l'oroscopo della settimana, l'umore potrebbe risentire di questa condizione di stress che stai vivendo. I nati del segno tendono ad avere un atteggiamento un po' di malinconico. In amore ora hai bisogno di qualcuno che ti comprenda, soprattutto riesca a sostenerti psicologicamente in questo momento un po' delicato. Gemelli 10 gradi. Venere è in aspetto particolare, ultimamente state avendo un po' di problemi, più o meno gravi, che vi stanno creando non poco imbarazzo. D'altronde avere Giove in opposizione è pesante. Ci sono tante questioni lavorative che in questo periodo possono essersi bloccate. Ci sono settimane durante le quali riuscite a mantenere un atteggiamento positivo. Ed altre invece come quella che state per affrontare, che invece vi mette alla prova. La gestione pratica di determinate situazioni appare sempre più difficile. Questa condizione non vi consente di poter programmare il futuro. C'è una forte indecisione, come pure siete in attesa di risposte che tardano ad arrivare. Questa agitazione rischia di influenzare anche l'amore. E la prima metà di aprile sarà piuttosto tesa proprio per i sentimenti. Alcune problematiche non dipendono da voi, quindi bisogna cercare di gestire questa esitazione. Attenzione alle provocazioni, meglio cercare di farsi scivolare critiche e giudizi di dosso. Sagittario 11 gradi. Siete in attesa di risposte che però arriveranno soprattutto a partire dal giorno 17 aprile. Quindi a breve riuscirete ad ottenere ciò che vi interessa. Adesso si possono vivere delle tensioni molto forti, possono esserci delle discussioni nella coppia o nel lavoro che vi porteranno un po' di insofferenza. Giove nel segno rappresenta l'occasione che sta per arrivare. È importante arrivare preparati a questo appuntamento con il destino. L'oroscopo settimanale di Paolo Fox raccomanda di focalizzare il vostro impegno nei confronti di lavori e progetti veramente validi. Non essere superficiale, questo è il momento di fare scelte efficienti e non dare spazio a situazioni che non valgono. Bilancia 12 gradi, stanno per arrivare delle promozioni. Ora sta per arrivare l'occasione per svoltare. È probabile che in questo momento ci siano conflitti con l'ambiente circostante, che non siate propriamente convinti di ciò che state facendo. Anche per questo motivo ci sono difficoltà a gestire collaborazioni con soci e colleghi. I più insofferenti sono anche stanchi. In amore è importante avere vicino una persona comprensiva e capace di sostenerti. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.